dalle 7.000 imprese interessate alla zona arancione, 7.000 relative alla somministrazione, a cui è rimasta però la possibilità dell'asporto, si aggiungono con l'ingresso nella zona rossa ulteriori 5.000 imprese del commercio al dettaglio. Il totale di imprese interessate sono quindi 12.000 imprese con l'ingresso in zona rossa per 43.000 addetti. La Camera di Commercio ha stimato un drastico verticale calo del 75% delle presenze turistiche. In questa prospettiva la Camera di Commercio ha ritenuto opportuno rinforzare e riattivare una task force di professionisti ed esperti che aiutano le imprese nell'attivare i finanziamenti di provenienza nazionale, di provenienza regionale, di provenienza comunitaria. Accanto a questa attività informativa abbiamo ritenuto opportuno avviare una serie di bandi per contributi a fondo perduto relativi a tutti i settori, per le imprese esportative, un servizio anche qui di assistenza mirata per consentire a queste imprese ancora una presenza su quei mercati che ancora in questa situazione comunque complessa e complicata dimostrano dei segnali di vivacità e di dinamismo. Finanziamenti e provvedimenti per le attività colpite dalle misure restrittive per il rilancio dell'economia. Si segnalano, fra gli altri, come accedere al decreto Ristori e Ristori Bis, fondo MIPAF per la ristorazione, tutte le misure del bando Rinascimento Firenze e contributi per le attività nel centro storico. Lo staff del Punto Impresa Digitale organizza un webinar informativo su Big Data per l'Industria 4.0 per le 17 di giovedì 26 novembre. L'evento è gratuito ed è rivolto alle piccole e medie imprese manifatturiere per la trasformazione digitale dei propri processi produttivi. La Camera informa che tutti gli sportelli sono regolarmente aperti su appuntamento o a distanza. Per le modalità di accesso agli appuntamenti, sul sito, nella sezione sedi, orari e contatti.